Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Proprio ieri il sito Dagospia, molto accreditato, che riesce a sapere molto spesso le notizie prima dei giornali perché ha dei contatti dappertutto, ha dei contatti in questo caso anche dentro il comitato tecnico scientifico, quel comitato creato dal governo formato da scienziati che ha il compito di dare consigli all'esecutivo su che fare eventualmente con questa malattia. Consigli che rimangono tali perché ieri il governo ha detto al CTS tanto decidiamo noi, nel senso che questo CTS, che a parte non è stato ascoltato parecchie volte dal governo, guardate, istituzione zone rosse ad Alzano e Nembro, chiede immediatamente il CTS e il governo non lo fa. Poi il CTS dice non bisogna chiudere tutta l'Italia, bisogna fare a zone e il governo che fa? Chiude tutta l'Italia. Quindi il governo spesso fa l'opposto di quello che dicono gli scienziati e uno si chiede ma allora perché? Gli chiedono i consigli. Poi gli scienziati dicono che bisogna chiudere immediatamente le discoteche e il governo, visto che ha ricevuto avviso di garanzia, Conte e sei ministri, questa volta dice: ma piuttosto che dover andare a spiegare poi ai magistrati il perché, il per come, la rava e la fava, vabbè, ascoltiamoli così ci evitiamo problemi con la magistratura. E così chiudono subito le discoteche. Questo comitato tecnico scientifico sta cercando di prevaricare il governo, nel senso che prima da inascoltato adesso vuole dettare legge, anche se ricordiamoci, a nessun parere di questo CTS è vincolante. Il governo è l'autorità politica che decide. E allora il sito Dagospia dice: dentro il CTS alcuni componenti stanno ipotizzando, visto la risalita dei contagi a 650 l'altro ieri, di eventualmente non far riaprire le scuole e di spostare per la seconda volta le elezioni regionali. Naturalmente i sospetti c'erano già prima, il prolungamento dello stato di emergenza, la coincidenza proprio al 15 ottobre, dopo le elezioni regionali, quel prolungamento di questi poteri speciali che permette a Conte di fare leggi senza che ci sia l'autorizzazione dei ministri, la firma del Presidente della Repubblica, che ne valuta la costituzionalità o no, e senza il passaggio soprattutto né in Parlamento né in Senato, dove lì si chiede appunto al Parlamento e al Senato l'autorizzazione o no, quindi delle leggi, quei famosi DPCM che può fare solo Conte. La mattina si sveglia, fa una legge, la firma ed è finita lì, senza contraddittorio. Un po' al di fuori della democrazia, forse questo deve essere fatto per un tempo molto limitato in caso di estrema emergenza di carattere militare o sanitario. Quindi in caso di difesa dello Stato, degli organi centrali dello Stato e dei cittadini, si può avere uno stato di emergenza. In tutti i paesi è finito, non è stato prorogato, nonostante abbiano molti più contagi di noi. Mentre in Italia il Giuseppi se lo prolunga, voleva fino al 31 dicembre, poi lo fanno fino al 15 di ottobre. E così cosa succede? Che quello stato di emergenza il 15 di ottobre può far sì che lui rimandi quelle elezioni di settembre. Ma forse una coincidenza, però molti hanno i dubbi che tutto è architettato per poi arrivare a sospendere queste elezioni che sono praticamente sfavorevoli al governo. Nella migliore delle ipotesi si dà un 4 a 2 per l'opposizione, se non un 5-1 o un 6-0 tennistico. E quindi
potrebbe provocare la caduta della poltrona giuseppiana a favore magari di Draghi e la caduta della poltrona zingarettiana a favore magari di Franceschini, Orlando o qualcun altro, o lo stesso Conte magari, chi lo sa, magari lo stesso Giuseppi che però non è più ben visto nel Partito Democratico. E dopo tutto questo se ne esce oggi questo Ricciardi. Se aumentano ancora i contagi, a rischio elezioni e riapertura scuola. Non a rischio riapertura scuola ed elezioni, precisa, a rischio elezioni. Poi cambia e dice: ma no, mi riferivo ad altri paesi. Come puoi riferirti ad altri paesi? Cosa c'entrano la riapertura scuola ed elezioni in altri paesi? Quindi questo signore ci racconta la storia di Babbo Natale. Così le frasi del consulente del Ministero della Salute creano abbastanza sconcerto. Un consulente, che non è un politico, consulente, che fa parte di un comitato che dà dei pareri non vincolanti, salta fuori a dire rinvio delle lezioni e riapertura della scuola. Ma chi gli dà l'autorità per dire queste cretinate? Magari Conte le sta facendo, le sta pensando, ma lui non ha nessuna autorità per dire questo. E vi fa un po' capire probabilmente di che area politica è, naturalmente, ovviamente. In più vi dico che è professore di igiene all'Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute. E dice proprio questo, dice le prossime elezioni e anche le riaperture delle scuole possono essere a rischio se la circolazione del virus torna ad aumentare. E lo dice durante la trasmissione Agorà Estate su Rai 3, in merito alla possibilità di poter svolgere le elezioni nonostante il trend dei contagi. Bene, una persona che non ha il potere di decidere nulla, che dice rinvio elezioni, ovviamente va a vantaggio del centro-sinistra, rinvio delle elezioni. Vi faccio vedere queste cose, poi voi valutate voi. Dice rinvio delle lezioni. È un professore dell'università e fa un'intervista su Rai 3. Secondo voi, di che area politica è? L'area politica della fata turchina? Vi faccio questa domanda, voi potete trarre le conclusioni. Rai 3, professore universitario, consulente del governo, che dice di rimandare le elezioni che sono sfavorevoli al governo. Secondo voi? Ecco, a voi una libera interpretazione su il perché questo signore dica queste cose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.